Grazie Presidente. Allora intanto, prima di iniziare a illustrare questa proposta di delibera, mi preme portare all'attenzione di tutti che i firmatari sono quelli che lei ha elencato, ma in realtà questa delibera nasce da un lavoro di commissione che è stato veramente ampiamente condiviso e quindi sì, metto la mascherina. Mi scusi, ecco. Dicevo, è stato ampiamente condiviso e dibattuto in commissione, quindi di fatto i firmatari della delibera, mi sento di dire, è la commissione intera. Perché questa delibera è una delibera che va a integrare, a modificare, meglio ancora, la delibera numero 117 del 2018, con la quale delibera si interveniva in materia di agevolazione fiscale. Ci tengo a dire che la ratio con cui quella delibera del 2018 è stata portata in aula è stata proprio quella di armonizzare, se così si può dire, i regolamenti di Roma Capitale, le delibere di Roma Capitale con il DCPM del 2013, con il quale DCPM del 2013 si interveniva a regolamentare i benefici fiscali di cui si poteva godere. Primo fra tutti l'ISEE corrente, che era stato veramente una conquista, potremmo dire, perché dava la possibilità agli utenti che godono di benefici fiscali di poter presentare la certificazione ISEE anche in corso d'anno e quindi poter godere di benefici, naturalmente certificazione ISEE laddove intervenivano situazioni tipo perdita di lavoro che modificavano la precedente documentazione. Quindi c'era la necessità di allineare Roma Capitale con questo DCPM. E non solo, ma abbiamo valutato anche la necessità di armonizzare, se così si può dire, i tempi della scuola con i tempi amministrativi, perché come ben sappiamo i tempi della scuola marciano in maniera diversa, difforme dai tempi di un calendario solare. Quindi abbiamo ritenuto, ma anche per rispondere a alcune come dire, necessità che c'erano state rappresentate dagli utenti, come dire, avere dei tempi congrui per la presentazione appunto dell'ISEE e quindi godere di questi benefici nell'ambito della refezione scolastica. Tempi che erano fissati al 30 settembre, ma che comunque ponevano, come dire, all'attenzione dell'amministrazione una serie di richieste di dilatazione di questi tempi perché c'erano comunque i ritardatari. E la motivazione addotta da molti ritardatari era che partendo per le vacanze estive si dimenticava di presentare questa dichiarazione. La dichiarazione ISEE, per l'appunto, con la quale dichiarazione si poteva godere di questi benefici. Quindi, da una parte l'esigenza di mettere l'amministrazione nelle condizioni di poter adempiere a tutti gli adempimenti, scusatemi il gioco di parole, utili a che l'anno scolastico educativo partisse nelle migliori condizioni e dall'altra parte anche la necessità di far partire per le vacanze estive gli utenti in maniera serena e tranquilla. Abbiamo approvato questa delibera, abbiamo pubblicizzato questo cambiamento, ma evidentemente non è stato sufficiente perché comunque alla data fissata ultima, al 31 di luglio, abbiamo avuto comunque i ritardatari.
chi non aveva letto, non aveva avuto conoscenza, nonostante fossero state inviate tutte le comunicazioni del caso. Quindi si è aperto l'anno scorso, questo è utile ricordarlo, un acceso dibattito in merito alla questione, però per rispondere alle necessità degli utenti era necessario intervenire a modificare la delibera, cosa che stiamo facendo adesso. E i tempi dell'amministrazione sono lunghi, per cui l'anno scorso in ogni caso non l'avremmo potuto fare. In quanto se pensiamo che questa proposta è stata protocollata il 3 aprile del 2020 e arriva in aula oggi, evidentemente c'è un iter, diciamo, burocratico, che deve essere rispettato e che deve essere seguito. Quindi questa delibera arriva ora. Che cosa di fatto vogliamo con questa delibera? Andiamo a modificare il passaggio in cui si dice che la presentazione dell'ISEE è prevista dal 1 marzo al 31 luglio di ogni anno. Lo modifichiamo, lo integriamo, aprendo una finestra ulteriore, quindi il limite rimane quello che ho appena descritto, dal 1 marzo al 31 di luglio, però apriamo una finestra con la quale fissiamo il testo della delibera, dice il 31 di dicembre. In realtà abbiamo dovuto presentare un emendamento che discuteremo dopo, perché proprio i tempi della scuola sono difformi dai tempi, come dire, usuali, per cui andremo a modificare quest'ultima data. Però ecco la finestra dov'è? Che applicando una penale ai ritardatari sarà possibile, come dire, presentare entro una data che naturalmente lo dico adesso così evito di intervenire, è fissata al 30 di settembre, entro la quale senza alcun'altra dilatazione dei tempi sarà possibile presentare la dichiarazione con l'applicazione di una piccola penale. Questa necessità, diciamo, si è resa necessaria, proprio indispensabile, a maggior ragione oggi con la crisi che stiamo vivendo, e quindi riteniamo che sia utile e funzionale. E ringrazio tutta la commissione che ha voluto, come dire, essere partecipi di questa proposta. Anzi, per onestà intellettuale, devo anche aggiungere che è stato proprio il consigliere Corsetti, che ora è da remoto, a riproporre all'attenzione il tema e quindi a riavviare il percorso che oggi ci porta in aula. Grazie.